prepotente rialzo per il greggio, che archivia la settimana con una salita bruciante del 9,34%. La tendenza di breve dell'oro nero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 76,64, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,77, attesa una continuazione al rialzo verso quota 79,51. Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato la settimana in rialzo del 4,06%. Lo status tecnico della benzina verde è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,712, mentre il primo supporto è stimato a 2,651. Brilla il Dutch TTF Natural Gas, che chiude la settimana con una performance positiva del 12,56%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43,2. Composto rialzo per il derivato sul grano, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,28%. Lo scenario attuale del grano mostra un allentamento della trend line al test del supporto 687,15. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 682,34. Brillante rialzo per il mais, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,15%. L'esame di breve periodo del grano turco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista 662,25 e primo supporto individuato a 650,74. Ottima performance per il derivato sui semi di soia, che ha chiuso la settimana in rialzo del 5,28%. Le implicazioni di breve periodo della soia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1526,17, possibile una discesa fino al bottom 1462,67. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva. Performance infelice per l'oro, che chiude la settimana con una leggera perdita dello 0,40%. La tendenza di breve del metallo giallo è moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 1980 e supporto a 1958,3. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2001,7.